noi che usciamo dall'Emilia abbiamo la stessa parlata, ma non solo perché c'è un accento molto forte. In un qualche modo parliamo sempre della stessa cosa, sempre di questa terra che alla fine ci tiene tutti qua e ci porta qua. Quello che ho visto che tu sei andato a vivere qua. Beh, a me questo sembra molto bello. No, è molto bello. C'è anche molta, non so, diciamo, c'è anche molta presunzione negli emiliani, no? Nel senso, quando diciamo siamo emiliani, noi sappiamo già che dall'altra parte ci sarà una sorpresa. E questa non è una posizione da poco, nel senso che noi sappiamo quello che pensano gli altri degli emiliani, ci sono intere regioni d'Italia che invece non hanno lo stesso sorriso di fronte, per motivi più o meno validi, questo sicuramente non lo deciderò io, però poter viaggiare con una sicurezza di questo tipo, credetemi che è una grande fortuna, e per la cultura, e per la cucina, e per quello che vogliamo, però noi abbiamo questo genere di accoglienza. Tra l'altro l'Emilia ha una posizione strategica all'interno dell'Italia, no? Perché non è nord, noi non ci sentiamo nord, noi non ci sentiamo centro, non ci sentiamo emiliani. Io ho scoperto sempre per via di quella geografia famosa di cui parlavo prima, che il Po non era un fiume che nasceva a Piacenza, ma che nel senso di un libro l'ho scoperto in tantissime età quando lui si promosse ad andare là a registrare un album. Ma il fatto di dove nasce il Po, non scusa, ma il Po, il Po nasce a Piacenza, come dice il mio libro. E poi peggio ancora, perché cioè, lo racconta Guareschi, che è un vostro concittadino, ma quelli che sono i confini del nostro mondo sono evidenti. Il nome del santo protettore di Reggio è San Prospero, il santo della nebbia, è quello che ha salvato la città dall'invasione dei barbari causando la nebbia. Così quando sono calati in massa, in centinaia di migliaia per andare a Roma, e Reggio l'avrebbero presa così, proprio come si mangia un cioccolatino, si sono persi. Sono persi questa nebbia, loro non hanno neanche visto i reggiani tutti zitti, i loro animali tutti zitti nelle stalle, hanno aspettato che passassero, e poi abbiamo fatto santo patrono, però vescovo, così che questa è la nostra cultura, noi ci stiamo protetti, noi siamo, ma questa è molto bella, cioè un emiliano non può non essere così.